In un comunicato stampa lei, già assessore dell'amministrazione Voce, ma consigliere comunale dell'amministrazione pugliese, ha affermato che il Movimento 5 Stelle, di cui lei ha fatto parte proprio nella massima assise civica, è presente ed è vivo a Crotone più che mai. Ma perché? È perché i cittadini credono ancora nel Movimento 5 Stelle. L'abbiamo visto con i risultati delle politiche e delle regionali. C'è una fase, diciamo, ancora un po' incerta sull'organizzazione, sui gruppi territoriali. C'è stato un momento, diciamo, di sfasamento e di disarticolazione. Però io credo e sono convinto, e i numeri lo dicono, che il Movimento 5 Stelle non è morto come si vuol far passare, come si è detto. È una semplificazione troppo giornalistica, la realtà è molto diversa. Il Movimento 5 Stelle ha avuto un momento, diciamo, di stasi, dovuto anche a questa amministrazione Voce, perché ha raccolto molti consensi questa amministrazione Voce dal Movimento 5 Stelle. Però questi consensi non sono stati né appagati e, diciamo, né hanno avuto la loro giusta capitalizzazione. Per cui io credo che il Movimento 5 Stelle abbia molto spazio ancora a Crotone per crescere, per riaffermarsi e per dire la sua. Però i meetup in città non ci sono più. Non ci sono, perché i meetup, quella formula è ormai sorpassata. Ora devono nascere i gruppi territoriali. E le amministrative del 2020 hanno creato un po', diciamo, come dicevo prima, un momento di tensione, un momento di alcune divergenze sulla linea politica, sulla nomina, sulla scelta del sindaco, i criteri di scelta, il fatto o meno di appoggiare il cambiamento in modo determinato. Secondo me, col Movimento 5 Stelle, come ho scritto e lo ribadisco, all'interno di questo Consiglio Comunale, l'azione politica di questa amministrazione sarebbe stata tutt'altra. Sarebbe stata molto più proficua, molto più vicina alla gente, con una visione politica e prospettica per il futuro che ora non ha, perché si deve appoggiare su dei numeri ballerini, su una situazione molto, diciamo, varia e che vive alla giornata, perché non c'è quella consistenza che il Movimento 5 Stelle avrebbe dato. Anche col suo carattere di controllo, con la sua vigilanza, con la sua intransigenza, alcuni principi fermi che sono nel Movimento 5 Stelle e che erano nel programma di Voce, nel tempo sono stati, diciamo, persi o si sono annacquati, non li vedo più così presenti. Quindi... Lei, dopo l'esperienza con l'amministrazione pugliese in cui sedeva presso i banchi del Consiglio Comunale, ha lasciato il Movimento 5 Stelle per entrare nei stanchi dei soliti. Ma cosa è successo in quel periodo? Diciamo che io ho fatto questo passaggio, mi sono immolato per contribuire al cambiamento, perché noi abbiamo visto, io ho visto in Voce la possibilità di sgombrare la vecchia politica, quindi di aprire una nuova pagina a Crotone, un nuovo risorgimento per Crotone. Questo aspetto, come ho detto anche in passato, non è stato confermato. Da questa mia scelta di entrare nell'amministrazione Voce e candidarmi con la coalizione Voce con gli stanchi dei soliti, era una scelta motivata da questa esigenza, l'esigenza di cambiamento. Conclusione le chiedo, ma lei ritornerà nel Movimento 5 Stelle? Io, diciamo che sono per questioni anche tecniche e burocratiche, una volta che ti candidi in opposizione nel Movimento 5 Stelle, anche se era un'opposizione formale ma non sostanziale, perché ripeto, molti degli attivisti del Movimento 5 Stelle hanno creduto in Voce, hanno votato Voce, e infatti nelle elezioni i numeri parlano chiaro, il Movimento 5 Stelle non è riuscito a entrare neanche in Consiglio Comunale e Voce ha avuto un plebiscito popolare, quindi questa sensazione che con Voce c'era un momento storico particolare e cogliere a volo l'opportunità per cambiare è stata condivisa da molti. Diciamo che, come dicevamo, questo slancio, questa aspettativa che era più forte di tutto, in un certo senso mi ha spinto in modo personale di metterci la faccia e di prendere le distanze da un punto di vista, diciamo, tecnico, perché una volta che ti candidi il Movimento 5 Stelle ti sospende, cioè è una forma di antagonismo Movimento 5 Stelle, ma ripeto, il mio non era un antagonismo e non lo è stato e non lo è ancora sicuramente al Movimento 5 Stelle, era cogliere un'opportunità.
che molti, come si era presentata, diciamo, come si era presentato il candidato, come aveva, si era proposto alla gente, come il suo programma politico lasciava intendere. Però dal dire al fare, come si dice, c'è per in mezzo il mare. Quindi i fatti, a mio pensiero, ma penso al pensiero di molti, non sono stati conseguenti alle promesse. Per cui c'è stata, diciamo, questa fase di riflessione e questo contrasto tra il mio modo di essere e di fare, che io mi portavo anche dietro dall'esperienza precedente con il Movimento 5 Stelle, non l'ho vista concretizzarsi nell'amministrazione Voce. E quindi già dalle prime settimane c'è stato questo scollamento che con il tempo è cresciuto. È arrivato a un certo punto, ci siamo divise e separati, non poteva continuare, certamente non poteva continuare.